Angela da Mondello atterrata a Roma per assistere alla trasmissione Grande Fratello VIP, ma alla fine non l'hanno fatta entrare. Per quale motivo? Forse perché ha attirato l'attenzione prima dell'entrata? Mamma mia, come piove! Tutto mio marito che ci ha bagnato. Giornata bagnata. E buonasera ragazzi, ci stiamo preparando per una cosa bellissima stasera, che succederà il botto. Lo sapete che quando parlo io succede il botto, voi lo vedete già la mia espressione di faccia e tutto quanto. Stasera farò calare i sipari, detto da Angela Chianello, tra virgolette Mondello. A più tardi. Ragazzi, e sono qua fuori dalla casa del GF. Ragazzi, voi dite perché dovevo fare un po' di baldoria. Purtroppo non è che ho paura, ma educazione anche quando. Però sto dicendo la mia, per quella che sono, è la verità. Ragazzi, io 3 settimane fa ho chiamato un mio amico per essere al pubblico. Questo mio amico si è messo a disposizione dicendomi: Angela, adesso vediamo, non ti preoccupare. Il 2 ottobre mi arriva un'email di conferma che eravamo 4 persone, io, mio marito e 2 amici miei, che sono qui con me stasera a supportarmi nel bene e nel male. Niente ragazzi, mezz'ora fa, prima che iniziasse il programma, mi è stata mandata un'email in cui non c'erano più posti. Ma non è vero, questa è stata una scusa bella e buona. Lo sapete perché? Perché sono Angela da Mondello. Mi temono. Ci sembrava allora che potevo fare qualcosa di scandalo. Non è così, perché non risolvo nulla e poi non rientra nella mia persona. Non mi permetterei mai di fare una cosa del genere. Volevo vedere io la trasmissione come tutti gli altri, nel pubblico. Anche perché voi tutti dite: volevo entrare al GF, sta VIP. Io non sono una VIP, sono gente comune come voi. Però mi sono rotta il cazzo di essere stata etichettata come Angela da Mondello e non essere conosciuta come Angela Chianello. Adesso basta, voglio delle spiegazioni e me le dovete dare, perché vi farò vedere le mail, tutto quello che mi hanno scritto, la conferma. Sono venuta da Palermo per sfedere la trasmissione come tutti voi, quelli che sono là dentro. Per quale motivo devo essere discriminata da gente che io non sono così e non lo sarò mai? Certo, quel fuoco di rabbia è normale, ci sta, anch'io sono fatta di carne e non di ossa. Adesso voglio una spiegazione. E aggiungo pure questo, e non di ossa. Adesso voglio una spiegazione. E aggiungo pure questo. Io ho parlato con il signor Alfonso Signorini, le ho scritto su Instagram, e il signor Alfonso Signorini educatamente mi ha risposto dicendomi: Angela, tu non hai fatto del male a nessuno e non invento, ho tutto scritto e ve lo posso anche fare vedere. Non hai ammazzato nessuno, non hai fatto del male a nessuno, non ti preoccupare, noi abbiamo capito come sei, fai la tua vita per come la stai facendo. Quindi io gli ho risposto anche a lui educatamente, perché sono Angela da Mondello, non mi avete fatto entrare, ma che cosa state facendo sul mio nome? Adesso basta buttare fango sulle persone che non sono così, e persone che poi dicono stanno facendo il Grande Fratello VIP. Va bene, ci sono VIP, ma e qua mi fermo, ma non è perché io ripeto e ribadisco mi reputo una VIP, io non sono niente e nessuno, sono gente comune. Però lo devo dire questo, con una popolazione, e qua mi fermo, ma non è perché io ripeto e ribadisco mi reputo una VIP, io non sono niente e nessuno, sono gente comune. Però lo devo dire questo, con una popolarità molto alta, per una frase, sì, non ce n'è Covid, ma siete stati voi a portarmi in alto, come siete stati voi a buttarmi giù, ma io rimango sempre Angela Chianello, umile, brava, con un cuore grande e con una responsabilità sulle spalle, la famiglia, tutto quello che ho fatto sempre ed esclusivamente per la mia famiglia. Un bacio da Angela Chianello, voglio delle spiegazioni. E niente ragazzi, io me ne sto andando, non ho mai pianto davanti a tutti voi, mi sento veramente discriminata perché non sono così e non lo sarò mai, e la dovete smettere di dire quello che non sono. Chi mi conosce sa come sono e chi sono, basta, mi sono rotta veramente il cazzo, basta. È vero, non è bello, non l'hanno fatta entrare alla trasmissione, ma è anche vero che prima ha attaccato lei sui social
qualche ora prima con un video. Vediamo quello che accadrà.